Purtroppo mi è saltata la registrazione, quindi la rifaccio rapidamente usando quello che ho scritto nella prima ora. Mi sono state fatte due domande, uno che cos'è lo spazio duale e l'altro che cos'è un tensore. Allora, rispondiamo prima in qualche modo a cos'è uno spazio duale, questo lo possiamo vedere facilmente nell'ambito dello spazio proiettivo, in cui noi abbiamo lo stesso tipo di espressione numerica per rappresentare sia un numero sia un iperpiano. Prendiamo per esempio il piano proiettivo. Allora, un punto avrà coordinate omogenee che sono date da una classe di proporzionalità di terne non nulle, ma se vado a prendere i coefficienti di una retta in un piano proiettivo, anche una retta ha i coefficienti determinati da una classe di proporzionalità di terne non nulle. E io in effetti posso avere la stessa terna di numeri 5, 1, meno 3, che mi può rappresentare o le coordinate omogenee di un punto o i coefficienti di una retta. Non si ha la stessa corrispondenza data da questi numeri fra punti e rette, per esempio in un piano affine, dove un punto ha due coordinate non dipendenti da non, non a meno di un fattore di proporzionalità, ma univocamente determinate, e invece una retta ha un'equazione con coefficienti che sono 3, determinati a meno di un fattore di proporzionalità e con anche delle proibizioni. Per esempio, non posso avere la terna di coefficienti nulla, così come non la posso avere in ambito proiettivo, ma non posso neanche avere una terna in cui sia diverso da zero solo il termine noto. Quindi nella fine non è apparente la somiglianza fra quello che è il piano in cui gli elementi sono i punti e quell'altro spazio in cui gli elementi sono, o se volete, rappresentano le rette del piano di nostro interesse. Questo è particolarmente interessante nell'ambito della cosiddetta trasformata di Jaffe. Vi illustro la trasformata di Jaffe e anzi una sua generalizzazione attraverso una vecchia ricerca che ho fatto collaborando con il radiotelescopio Croce del Nord, qua vicino a Bologna. Allora, è nell'ambito del progetto Search for Extraterrestrial Intelligence. I colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che lavorano a questo meraviglioso osservatorio radiotelescopico con due schiere di antenne e un bellissimo paraboloide di 32 metri di diametro, loro fanno passare tutti i segnali che loro ricevono per lavoro normale, li fanno passare attraverso questo spettrometro che segna gli eventi lungo tutte le frequenze di 20, oltre 25 milioni di canali. E quindi abbiamo delle matrici in cui ogni colonna corrisponde a una frequenza e le righe corrispondono ai tempi di campionamento. Un segnale extraterrestre si riconosce perché ci si aspetta che sia emesso da un trasmettitore che si trova probabilmente su un oggetto che ruota, che ha rotazione e rivoluzione come la Terra, come la Luna, come i nostri satelliti artificiali, e questo ci fornisce un effetto Doppler, per cui avremo un'oscillazione della frequenza in modo sinusoidale. Questo è confermato da esperimenti fatti con un asteroide illuminato da un'antenna dalla Terra o dalla sonda Cassini, e questo invece è un segnale evidentemente sinusoidale captato ma mai ripetuto
nel 98 e proprio captato dal radiotelescopio che abbiamo qua. E quindi questo è sicuramente un segnale extraterrestre, ma probabilmente di origine naturale. Tuttavia, il problema quindi è riconoscere segnali di questo tipo, anche se sono frammentati e non continui, e immersi in un bagno di rumore derivante dalle stazioni radio terrestri, da fulmini e altri eventi elettromagnetici. Illustro che cos'è la trasformata di Hough, che è un trucco molto intelligente fatto per riconoscere in un'immagine degli allineamenti, anche quando non sia presente un'intera retta, ma siano punti allineati su una retta o segmenti vari di una stessa retta. Cosa che torna molto spontanea e immediata per il nostro sistema visivo, ma che deve essere ovviamente impostata in un sistema artificiale. L'idea è questa: ho due piani, uno che è il piano dell'immagine e l'altro è un piano in cui ogni punto rappresenta in realtà una retta del piano immagine. Bene, il procedimento è questo: vado a prendere ogni punto acceso dell'immagine e questo mi dà un voto nel piano duale, piano di Hough, mi dà un voto ad ogni punto rappresentante una retta che passa per il punto P. Quindi vado a prendere il punto P e vado a prendere ogni possibile retta che passa per P, questa corrisponde a un punto nel piano di Hough, vado a prendere tutti questi punti. Quindi se io ho dei punti del piano immagine che sono allineati, tutti voteranno tante rette, ma voteranno in particolare la stessa retta, che quindi nel piano di Hough viene ad essere un punto votato da parecchi di questi fasci di rette. Bene, quindi vado a selezionare i punti del piano duale che hanno ricevuto più voti, questi rappresentano rette su cui si trovano allineati più punti. Bisogna selezionare i punti del piano che superano una certa soglia e individuare i cluster perché non mi posso aspettare, date le approssimazioni che si hanno, le discretizzazioni, non mi posso aspettare che si vadano esattamente a sovrapporre queste curve punti del piano di Hough, ma vadano almeno a formare degli aggregati abbastanza densi. Come si procede? Non si procede con le coordinate omogenee, si procede in questo modo. Ogni retta viene rappresentata in questa forma, non ogni retta in realtà, perché non ogni retta è rappresentabile in questo modo, ma non c'è un terribile problema. Per questo vado comunque a fissare rette e vado a fissarne una forma particolarmente comoda, una normalizzazione fra le infinite equazioni che rappresentano una stessa retta. Vado a prendere quella in cui ho che i coefficienti di x e di y quadrati e sommati mi danno 1 e quindi posso interpretare il coefficiente di x come un coseno e il coefficiente di y come il seno dello stesso angolo. Ho poi la distanza dall'origine, rho, e quindi posso individuare la retta con un angolo θ e una distanza rho non negativa. Quindi ogni punto del piano duale di Hough è appunto nel semipiano delle rho non negative e ha come ordinata l'angolo teta e quindi ogni punto di questo piano duale in realtà rappresenta una retta qua. Ecco che allora il punto 1 mi va a votare, vado a considerare tutte le rette passanti per 1, ognuna di queste corrisponde a un punto nel piano duale e queste vanno a formare una certa curva. Le rette passanti per 2 corrispondono ai punti di quest'altra curva, le rette del fascio passante per 3
vanno a darmi punti che corrispondono a punti che mi danno questa curva. Le tre curve naturalmente si devono intersecare in un punto che rappresenta l'unica rete che contiene i tre punti del piano immagine. Se io applico questa cosa a questa immagine molto rumorosa e vado a fare la trasformata di Hough e vado a sfogliare, quindi a buttare via tutto ciò che si trova sotto il 40% del massimo, della massima intensità raggiunta. Allora, se torno indietro andando a prendere le rette maggiormente votate, trovo effettivamente le rette su cui si allineano questi tratti di segmento particolarmente luminosi che noi interpretiamo senza difficoltà, ma ovviamente per un sistema automatico deve essere frutto di una precisa implementazione. Per esempio, qua il metodo ci dà questa risposta, qua dopo essere passati ai contorni dell'immagine, il metodo ci dà questa risposta. Ma c'è una generalizzazione: se per esempio io voglio andare a rintracciare delle circonferenze, il procedimento è circa lo stesso, solo che non sono più in uno spazio della stessa dimensione come le rette, per cui ho un piano di punti e un piano in cui ogni punto rappresenta una retta. Qua una circonferenza opportunamente normalizzata richiedendo che i coefficienti di x1 quadro e x2 quadro siano entrambi 1, lo spazio dei punti, ognuno dei quali rappresenta una circonferenza, sarà un semispazio tridimensionale, semi perché il raggio deve essere maggiore o uguale a 0. Bene, anzi maggiore di 0, un semispazio aperto. Bene, quindi che cosa succede? Io vado a trovare i contorni qua nell'immagine, per ogni punto acceso vado a prendere la totalità delle circonferenze passanti per quel punto e questa è una visualizzazione bidimensionale di questo spazio tridimensionale. Possiamo vedere che ci sono tre punti o almeno un cluster e due punti che hanno ricevuto grandemente più voti degli altri punti, vado a selezionare le tre circonferenze corrispondenti e trovo proprio le tre circonferenze cercate, anzi trovo anche quella di cui vedo soltanto una parte per via di questa occlusione. Questo metodo è stato usato in particolare per rintracciare crateri di impatto sulla Terra dove un cratere non è così bello, nitido è chiaro come sulla Luna, perché? Perché ci sono tutti i fenomeni di erosione aerea e idrica sulla Terra e quindi un cratere, soprattutto molto grande e molto antico, si trova solo frazionato. Bene, ma nel nostro caso andiamo ancora più su di dimensione perché le curve che cerchiamo sono delle sinusoidi che quindi sono rappresentate, individuate da quattro parametri e gli esperimenti che abbiamo fatto allora con mezzi molto meno potenti di adesso, quindi con un campionamento molto ridotto, ci davano dei buoni risultati. E va bene. Ma parlando quindi di dualità, che cosa abbiamo? Abbiamo questo fatto che addirittura negli spazi proiettivi, non solo nel piano proiettivo, ma in ogni spazio proiettivo di ogni dimensione, noi abbiamo la stessa forma per rappresentare punti e per rappresentare iperpiani. Bene. Ora, sì, questo è un disegnino che ho fatto per dire che in realtà quello che si è progettato poi, visto il peso computazionale di cercare direttamente sinusoidi, è di andare a cercare dei tratti rettilinei ma obliqui, perché
gran parte del grafico di un seno o coseno abbiamo dei tratti che sono molto vicini ad essere segmenti di retta, dopodiché, avendo individuato dei segmenti obliqui, si può ridurre la ricerca, quindi l'ambito in cui cercare le sinusoidi con un peso computazionale maggiore. Ma quello che mi interessa adesso è di parlare di che cosa succede a certe quantità, quantità che sono delle grandezze vettoriali o multidimensionali di carattere normalmente fisico, che sono rappresentate da n-uple di numeri una volta che si è fissato un certo riferimento. Bene, il carattere di queste quantità può essere di due tipi. Che dipendono da come si comportano queste quantità quando io vado a effettuare un cambiamento di riferimento. Quando io cambio riferimento, cambiano le coordinate dei punti, cambiano le equazioni di una retta, per esempio. L'ambito più comodo per parlare di queste cose è chiaramente l'ambito proiettivo, dove retta e punto hanno lo stesso tipo di rappresentazione, ma possiamo addirittura pensarlo invece che come o lo possiamo pensare il problema o per punti e rette nel piano proiettivo o per vettori e piani vettoriali in uno spazio vettoriale tridimensionale. E in effetti parlerò in questi termini. Di uno spazio vettoriale tridimensionale dove posso avere un vettore V segnato che rispetto a una certa base B ha componenti 1, meno 5, 0, punto P per esempio che ha vettore V segnato per esempio che appartiene a questo spazio, a questo piano vettoriale U. Infatti se vado a sostituire trovo 5 per 1 più 1 per meno 5 più meno 3 per 0 che mi dà 0, quindi questo è un vettore che appartiene a questo piano vettoriale. Bene, questo è stato scritto usando una certa particolare base B, sia le coordinate del punto sia i coefficienti dell'equazione di U sono relative alla scelta di una certa base B. Ora io potrei però voler cambiare base e andare a una base B'. Cosa succede? L'equazione matriciale è esattamente la stessa che avrei se io avessi invece tenuto la stessa base B sia in partenza sia in arrivo e avessi avuto una trasformazione lineare sui vettori. In quel caso, rispetto alla stessa base, avrei avuto un vettore V con queste componenti e un vettore T di V con queste componenti rispetto alla stessa base. Qua invece il significato della stessa equazione è diverso. I vettori non vengono trasformati, rimangono sempre solo se stessi, ma uno stesso vettore avrà rispetto a B certe componenti x0, x1, x2, lo stesso vettore rispetto a una base B' avrà componenti x'0, x'1, x'2 e la relazione fra i due è data dalla moltiplicazione per questa matrice regolare E. Bene, perciò supponiamo per esempio di avere un cambiamento di base dalla base B a una base B'. E io ho il vettore V segnato che ha queste componenti rispetto a B. Mi chiedo quali sono le componenti rispetto a B'. Beh, la matrice di cambiamento di base è fatta apposta per darci questa risposta. Prendo la matrice, moltiplico a destra della matrice in colonna le componenti del vettore V segnato, ottengo le componenti dello stesso vettore V segnato rispetto alla nuova base. E che equazione avrà rispetto a B' lo stesso sottospazio U? Ragioniamo. Allora, U rispetto a B ha coefficienti 5, 1, meno 3. Quindi io come posso individuare la sua equazione? Attraverso questo prodotto riga per colonna, di questa riga di coefficienti per la colonna x0, x1, x2. Questi 5, 1, meno 3 sono quindi i coefficienti A, B, C nell'equazione del sottospazio vettoriale rispetto a B. Voglio i coefficienti A', B', C' dello stesso sottospazio vettoriale, ma rispetto a B'. Come faccio?
Ragioniamo anche stavolta. Saranno A', B', C' che moltiplicati per x'0, x'1, x'2 mi devono dare 0, dove x'0, x'1, x'2 sono ottenibili da x0, x1, x2 mediante questo prodotto. Ma allora io posso andare a prendere il prodotto qua a sinistra, A', B', C' per E, e questo deve essere una terna ABC dell'equazione dello stesso sottospazio, ma rispetto alla base originaria B. Perciò ABC è uguale A'B'C' in riga per alla loro destra la matrice è la stessa di prima, perciò A'B'C' moltiplicando ambo i membri a destra per e alla meno 1, ottengo che A'B'C' è la riga ABC moltiplicata alla sua destra per la matrice e alla meno 1. Avendo la matrice E, vado a ricavare la matrice e alla meno 1 e adesso perciò vado a prendere i miei originari ABC uguale 5, 1, meno 3. Moltiplico per questa matrice inversa e ottengo questi che sono i coefficienti A'B'C'. E questa quindi è l'equazione del sottospazio U rispetto alla base B', o se preferite della retta proiettiva R rispetto a un nuovo riferimento S'. Quindi vediamo che il comportamento rispetto a un cambiamento di riferimento o un cambiamento di base può essere di due tipi. Prendo le coordinate, le componenti, le metto in colonna a destra della matrice E, o prendo i coefficienti, li metto in riga a sinistra della matrice E'. Io posso avere delle espressioni, delle quantità che sono espresse da molti numeri, alcuni dei quali variano nello stesso modo delle coordinate e saranno. Sarà la parte che chiamo controvariante, o nello stesso modo dei coefficienti dell'equazione, e sono quelli che chiamo covarianti. E l'idea è questa, è quello che è un po' la visione da fisici, e quindi a maggior ragione da ingegneri. C'è una definizione di tensori più raffinata, anche più generale, ma che non vi sto a dire. E io questa qua, che è la tipica maniera di pensare dei fisici, la trovo però anche in un bel libro di geometria che si chiama Geometria contemporanea, di tre autori russi, Dubrovin, Novikov e Famienko, che si trova probabilmente anche in italiano, penso che si trovi in giro per il web o in francese o in inglese. Sono tre volumi e questa roba mi pare che sia trattato nel secondo, ma non ci giurerei. Va bene, con questo concludo il riassunto della prima ora.